Oggi inauguriamo il nuovo campo di baseball e softball realizzato dal Cerignano Baseball, atto a finalizzare tutte le potenzialità del settore giovanile ed a ospitare al meglio tornei di qualunque livello. Il primo torneo subito uno ad altissimo livello, la Coppa Campioni Femminili di Softball, che si svolgerà a Ronchi dei Legionari e qui, da domani fino al 19 agosto. Good afternoon. Today we're inaugurating Cerignano Baseball's new baseball and softball field, designed to develop the potential of our youth sector and to host the tournaments of any level. The first tournament is one of the highest levels, the European Women's Premier Softball Cup, which will be held in Ronchi dei Legionari and here tomorrow until August 19th. Abbiamo l'onore di avere con noi una rappresentanza delle squadre dalla Repubblica Ceca. Ah, from the Czech Republic we have the Juders and the Vermins from Germany. Let's give them a warm welcome. Un applauso per favore. Le autorità presenti sono. Today we welcome the regional councillors of Friuli Venezia Giulia, Pietro Paviotti e Mauro Travanut. I consiglieri regionali Pietro Paviotti e Mauro Travanut. Il sindaco del comune di Cerignano. The mayor of Cerignano del Friuli, Gianluigi Savino. L'assessore alle politiche sociali e giovanili del comune di Cerignano. Alderman for Social Policies and Youth of Cerignano del Friuli, Federico Gratton. Il presidente della Confederazione Mondiale Baseball e Softball e della Federazione Italiana Baseball e Softball. The president of the World Baseball and Softball Confederation and of the Italian Federation of Baseball and Softball, Riccardo Fraccari. Il presidente della Federazione Europea di Softball. The President of the European Softball Federation, André van Overbeek. Il direttore degli arbitri della Federazione Softball Europea. The Director of Umpires of the European Softball Federation, Andrea Marcon. Il consigliere federale FIBS. Counselor of the Italian Baseball and Softball Federation, Fabrizio De Robbio. On the beach.
Bravissimo. Bravissimo. È con grande piacere che a nome mio e del Cervignano Baseball porgo un affettuoso saluto a tutti voi. L'importanza degli ospiti che ci onorano della loro presenza dimostra quanto questa nuova struttura sia importante. Ogni nuovo impianto sportivo è importante, ma per il Cervignano Baseball lo è ancora di più, perché ci darà la possibilità di completare lo sviluppo del progetto Scuola del Baseball e Softball, che prevede la riorganizzazione del settore femminile, fondamentale nella nostra politica societaria. Quindi non poteva essere niente di meglio della Coppa dei Campioni femminile per la prima del campo. Ma adesso è giusto ringraziare tutti quelli che hanno reso questo possibile. Il primo pensiero al sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, che ci ha concesso quest'area per realizzare la struttura. Grazie. Il percorso non è stato facile. Sono passati 16 anni da quando esposi il mio sogno a Piero Paviotti, assessore allo sport dell'epoca, ora consigliere regionale. In tutto questo tempo non abbiamo mai smesso di illustrare quanto questo progetto fosse importante per la nostra associazione e, perché no, anche per arricchire e completare questo bel centro sportivo cervignanese. Ma in questi anni non ci siamo mai fermati alle sole richieste. Amiamo pensare che aver dimostrato ai nostri amministratori di essere una realtà sportiva tenace nel raggiungimento degli obiettivi sportivi e sociali, affidabile e scrupolosa per il serio lavoro sportivo ed educativo svolto verso i giovani e per l'attenta gestione della struttura affidataci, ribadisco, amiamo pensare che queste qualità abbiano pesato sulla decisione di concederci questo terreno pubblico per la realizzazione di un impianto sportivo espressamente dedicato al baseball giovanile e al softball. Questo campo è fonte di estremo orgoglio per tutti noi, perché è stato completato con le nostre sole risorse economiche e lavorative. Voglio condividere questa fierezza con tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione. Non vi preoccupate, non parleremo tutti. Quindi, state tranquilli. Devo dire che tutto ciò che ha detto Tito è assolutamente vero. Io c'ero quella giornata di qualche anno fa, quando lui, Lucio, insieme agli altri, vennero in comune e dissero: abbiamo questa idea, voi ci date il campo e noi lo realizziamo. E devo dirvi che, insomma, l'imbarazzo, lo stupore, beh, insomma, con Tito ci si conosce da una vita e sappiamo quanto esplosivo e dinamico è, però insomma, realizzare una struttura confidando sulle proprie forze indubbiamente era una ipotesi assolutamente straordinaria. E alla fine poi
tutte queste cose sono sempre complicate, ma dopo qualche tempo decidemmo di concedere il terreno ai Tigers. L'accordo però fu molto chiaro, così come si fa tra gentiluomini: noi vi diamo il terreno e voi realizzate il campo. E il miracolo, come diceva prima Tito, si è realizzato. E quindi quello che voi vedete è frutto veramente delle mani, dell'intelligenza, dei muscoli, della tenacia, dell'orgoglio e della passione di questi ragazzi, miei coetanei, quindi ragazzi assolutamente, che io ringrazio, perché ancora una volta hanno dimostrato che amare questa città, amare questo movimento sportivo, vuol dire realizzare missioni veramente impossibili, come io giudico questa. E questa è una gemma che si unisce ad un'offerta straordinaria che ci hanno dato dal punto di vista sportivo. E quindi accresce il movimento sportivo, ma accresce tutti noi, accresce la nostra comunità, accresce la visibilità e il futuro della nostra città, che deve puntare sui servizi, anche sui servizi sportivi, e deve essere in grado di organizzare e di far proprio manifestazioni importanti anche a livello internazionale, come sta già succedendo e come succederà ancora di più nell'avvenire. Grazie quindi al baseball, ai Tigers, grazie a Tito, e dico grazie a lui per dire grazie a tutti, a tutto questo grande movimento che sta intorno a lui, che a lui ha la capacità di tenere insieme. Anche questa è un'attività ed uno sforzo non facile, io lo so. E grazie quindi a te Tito, e grazie a tutti voi. Io so però, purtroppo, conoscendolo, che lui non si fermerà. E quindi io mi preoccupo già, no, ve lo dico già adesso, perché io immagino che lui, anche per il fatto che è in quiescenza, e questo non è bene per un uomo ancora in forze come lui, e quindi ha già in mente qualcos'altro, e quindi io mi aspetto che una mattina o l'altra verrà in comune e mi proporrà un'altra delle sue cose, che poi l'atteggiamento sarà di incredulità, e poi magari lui tra qualche anno ce la fa lo stesso. In bocca al lupo a tutti, grazie. Io ero un po' preoccupato, perché in tutta quest'area l'unico spazio libero era questo, quindi quando lo davamo al baseball non ce n'era più per altro. Devo dire che quella preoccupazione oggi svanisce, perché, e non è piaggeria, siete stati molto bravi e avete risolto comunque un problema di un'area che magari poteva servire ad altri, ma non era così, ma era abbandonata, e quindi l'avete valorizzata, avete fatto un grande lavoro. E quindi grazie da parte della comunità, credo di poterlo dire, complimenti e in bocca al lupo. Gentlemen, the president of the World Baseball and Softball Confederation and of the Italian Federation of Baseball and Softball, a man who has made a significant contribution to making baseball and softball Olympic sports again, Riccardo Fracari. Scusate la voce, ma sono tornato da Rio giusto ieri, e umidità, aria condizionata, quindi un po' malandato. Ho voluto essere presente qui oggi perché in questi casi è vero, si ringrazia l'autorità, però io vorrei ringraziare veramente il presidente, ma anche tutti gli altri volontari, perché a volte, senza, togliamo la retorica, quando diciamo lo sport, ho la bocca di questa parola, lo sport capace di fare questi miracoli, è capace la comunità, è capace di mettere insieme la gioventù, è capace di donare, di fare delle cose che normalmente nella vita tutti i giorni noi non facciamo. Quindi grazie al, certamente, sindaco, ma permettimi, grazie di cuore a tutti i volontari, a te che hai dato alla comunità questa bella struttura, ma che hai dato a questi ragazzi e alle ragazze la possibilità, e oggi per me è con orgoglio che vi dico, di indossare la maglia della propria nazione e di rappresentare il baseball e softball nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 4 di agosto c'è stata la sessione del CIO a Rio, che all'unanimità ha riammesso il baseball e il softball per gli sport olimpici. Questa è una bella notizia che volevo darvi, e che certamente merita festeggiare non solamente questa...
ma anche il futuro di questi ragazzi. Just for the foreign team, I want to say that finally the dream for many artists, for millions of artists, will be reality, and in Tokyo 2020, Basketball Soft will be the Olympic program. Thank you to everybody. Lo Spirito Santo. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia e aiutiamo i nostri fratelli e sottomettiamo il nostro corpo alla sua legge, rendendoci doni per ogni opera di bene. Anche il tempo libero e lo sport ci offrono una pausa e distensione allo spirito e di opportunità di esercizi per il corpo, che è cosa gradita a Dio. Ora preghiamo il Signore che benedica questo impianto sportivo, dando sollievo al corpo e allo spirito, aiutandoci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta dunque, o Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati alle attività ricreative accrescano il vigore delle membra, favoriscano la sterilità dell'anima e fa che tutti gli sportivi, volontari, giovani, ragazzi, sperimentino nella realtà il valore dell'amicizia, superando ogni violenza e promuovendo la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Ecco, che Dio Onnipotente allora benedica questi terreni di gioco, questi impianti sportivi e tutti coloro che li frequenteranno, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dancers of Olympia Dance Association. The mayor of Cervignano, Gianluigi Savino, will now cut the inaugural ribbon. Photography. Là dovevi andare, vai di là.